Giovanni, bentornati su Memovia. Oggi tre tecniche per aumentare la memoria a lungo termine e anche a breve e a medio termine. Ma a patto di partire da un'idea nuova: la memoria non esiste. Quello che ti permette di ricordare a breve, medio e lungo termine è, te lo dico tra un attimo. Prima, nel marzo 1887, Ansel Byrd, un predicatore evangelico di Rhode Island, si sveglia in Pennsylvania, a 430 km di distanza da dove vive, in una casa e in un letto che non conosce. Negli ultimi mesi ha aperto una cartoleria e si fa chiamare Brown, non si sa perché. Tutto questo fu spiegato come un disturbo di personalità multipla, ha ispirato anche il film con Matt Damon, The Bourne Identity. Torniamo alle cose che devi fare subito per aumentare la memoria a lungo termine. Se fai quello che c'è in questo video, riuscirai a studiare il doppio in metà tempo e scolpire nel marmo ogni cosa che studi per saperla a lungo e ricordarla a lungo. L'argomento memoria e non memoria mi piace, diversi video sul canale completano quello che sto per dirti e ce ne saranno degli altri, quindi iscriviti al canale, fai click sulla campanella per diventare un genio della memoria senza usare la memoria. Diciamo la verità, che bisogna dirle le cose come stanno. Il problema è che tu vorresti una memoria perfetta e invece spesso vai alla cieca. Studi per settimane e poi nei giorni successivi all'esame o all'esame dimentichi tutto, coi vuoti di memoria che ti fanno pure arrabbiare. Perché succede? Perché hai fatto affidamento sulla memoria o sulle tecniche di memoria appiccicate a sputo sul libro che poi magari non funzionano, o sul mettere le cose che studi dentro il cervello in qualche posto specifico del cervello. Anche io ci ho creduto per anni. Poi mi sono accorto che il problema era proprio l'affidamento che facevo su sta memoria, che mi creava un sacco di problemi aggiuntivi. Invece gli studi nuovi dicono che studiare è creare reti di conoscenza, cioè trasformare le cose che leggi in qualcosa che si lega a ciò che sai, in una rete. Imparare a creare reti non è stato troppo faticoso, non mi ha richiesto grandi cambiamenti, quindi garantito inizia oggi con le tre nuove regole e vedrai che ti salveranno gli esami universitari. Prima regola: per la memoria a breve termine, fai elaborazione di primo livello. Se non elabori, hai l'illusione di ricordare quello che hai letto, ma non è così. È come ascoltare le domande dei quiz in TV. Ti ricordi le ultime risposte che hai dato ieri? No, perché non sei andato nel profondo. Quindi elabora tutto nel profondo, ovvero per ogni cosa importante fatti due domande. Cosa significa esattamente? Cosa c'entra con quello che ho detto prima? Guarda, fai un test di mezz'ora e alla fine nota quanto ricordi di quello che hai studiato. Credimi che ricordi già il doppio rispetto a quanto ricordavi in precedenza. Perché? Perché vai nel profondo come un sottomarino e colleghi le cose nuove con quelle che già sai. Proprio come funziona lo studio, l'apprendimento. Pensa che i livelli di elaborazione sono quattro in tutto. Del primo ne parlo bene nel libro I tre mostri da uccidere all'esame. E gli altri li vediamo nel corso Memovia Origin. Seconda regola per la memoria a medio termine. Appena finisci di parlare, seleziona e appunta le cose importanti che stai studiando nel modo giusto. Massimo una riga. Come se fossero dei colpi di scalpello. Da oggi non scrivi mai una cosa come l'hai letta nel libro, la devi riformulare e lasciare il segno col tuo scalpello. I segni di questo scalpello ti rimarranno scolpiti nella testa come mai prima. Se ti interessa come prendere appunti, fare schemi, fare riassunti, nel dettaglio scrivimelo nei commenti e ci farò un video con degli esempi. E terza regola per la memoria a lungo termine: fai Active Recall e Spaced Repetition. Se non rivedi le cose che hai studiato, il cervello non le reputa importanti e le cancella. Se non le rivedi in modo attivo, il cervello non riesce a trovare il filo, i collegamenti e le cancella. Ho parlato bene di Active Recall nel dettaglio in un video e ti lascio il link in descrizione. Fai Active Recall e Spaced Repetition regolarmente, rendono quello che studi come scritto con un pennarello indelebile. Quindi dagli una chance a queste pratiche. Se le fai quando vai all'esame, il prof ti chiede una cosa e ti senti veloce,
preciso, sicuro, matematico, ti ricordi tutto. La memoria, chiamata così, noi la vediamo un po' come una scatola. In realtà non c'è nessuna scatola. Non c'è un punto nell'emisfero destro, sinistro, nel cervello che memorizza. Ci sono delle aree che sono più coinvolte, tipo l'ippocampo, altre meno. Però i nostri ricordi sono più ricostruiti che ricordati. Come ha detto Tomei nel 2017. Insomma, la memoria non è una scatola, è una rete. Chi studia il cervello te lo dice da 20 anni. E questa è una buona notizia. Tanti non hanno bisogno di altre tecniche. Hanno prima bisogno di cambiare quello che non va nei procedimenti che usano quotidianamente per studiare. Hanno bisogno di farli in modo più veloce, funzionale e avere risultati migliori senza tecniche nuove. Quindi per migliorare la memoria a lungo termine puoi usare già quello che fai, ma fatto meglio. La cosa figa è che zero tecniche, vuol dire che lo puoi fare da oggi, hai già tutto quello che ti serve, non devi imparare niente di nuovo. Spero che questo video ti abbia dato degli strumenti potenti per la tua memoria a lungo termine, anche se ormai hai capito che la memoria non esiste e che puoi studiare molto meglio con strategie molto semplici. Iscriviti al canale se ti interessa aumentare le cose che ricordi a lungo termine senza usare la memoria. Lasciami un commento qui sotto per chiedermi qualcosa, raccontarmi come studi, come memorizzi, per dirmi cosa vorresti sentire nei miei video o cosa pensi di quello che ho appena detto. Io rispondo sempre: la memoria non esiste. Ci vediamo nel prossimo video.